innanzitutto, quando noi facemmo la commissione bicamerale per decisione dell'Ulivo, perché questo era uno dei punti, il primo punto del programma elettorale dell'Ulivo, noi nella commissione bicamerale approvammo la riforma costituzionale con il voto dell'85% dei membri della commissione, compreso Berlusconi. Poi Berlusconi cambiò posizione, non volta faccia. Come fa sapere? Disgraziatamente un certo numero di italiani lo votano, non posso fare nulla, non è che io abbia una particolare simpatia, non sono neanche andato mai a trovarlo ad acqua. E non lo incontrai a Nazareno, ma in Parlamento, in parte da dentro. Tuttavia, quando fu chiaro che noi avremmo dovuto portare avanti una riforma, la riforma della bicamerale era molto più ampia e, mi lasci dire, era anche molto più seria, molto più, diciamo, profonda, equilibrata, significativa, introduceva dei grandi cambiamenti. Soprattutto, diciamo, la riforma della bicamerale andava nel senso di un allargamento del potere del popolo, della partecipazione popolare, fino a prevedere l'elezione diretta al Presidente della Repubblica, sia pure in un ruolo di garanzia e di rappresentanza dell'unità nazionale. Però il rafforzamento delle regioni, il rafforzamento del governo, la riduzione del numero dei parlamentari, era una grande riforma. Però noi, io mi ricordo, facemmo una valutazione, il leader del centro-sinistra di allora, Prodi, io e gli altri, e dicemmo: ma noi non possiamo realizzare una riforma di questa portata da soli, anche se la colpa è di Berlusconi, del suo voltafaccia, perché questo significherebbe paralizzare il paese in uno scontro drammatico, perché così sarebbe stato, dividerlo drammaticamente nel momento in cui l'Italia affrontava la prova difficile dell'euro, eccetera. E quindi non è vero, come si dice in una versione volgare, diciamo, la bicamerale è fallita. Innanzitutto non è fallita perché ha completato i suoi lavori delineando una grande riforma che fu approvata in commissione quasi all'unanimità. Quindi la bicamerale ebbe successo e la riforma si fermò perché noi decidemmo di fermarci, salvo che poi nell'ultima fase della legislatura, quando ci fu il governo Amato, fu deciso di prendere un pezzo del progetto della bicamerale, la riforma del titolo quinto, che ne costituiva una parte molto limitata, e di approvarla a maggioranza. Decisione che io allora dissi, sulla quale allora avanzai delle riserve. Sia perché, per la ragione di principio generale di cui abbiamo parlato finora, ma anche perché io dissi: beh, la riforma ha una sua armonia, rafforza il governo centrale, rafforza, se noi ci limitiamo a rafforzare i governi regionali, noi rischiamo di creare una disarmonia. Ma tuttavia, prevalse nel gruppo dirigente del centro-sinistra, il segretario del nostro partito era Veltroni, ma soprattutto fu l'onorevole Rutelli, in quanto candidato, che chiese che si facesse la riforma nella convinzione che questo lo avrebbe aiutato a vincere le elezioni e a sgonfiare il governo della Lega, eccetera. Quindi questa è la storia vera, non quella che viene raccontata. Ma e quindi io ritengo che
nel momento in cui veniva meno il patto del Nazareno, a parte questo patto, patto privato, diciamo, che è venuto meno solo in parte, perché insomma l'onorevole Berlusconi ci ha spiegato, ormai in questo paese si può dire tutto senza che susciti scandalo, che lui voterà no, ma le sue televisioni voteranno sì, perché il governo gli ha promesso protezione e teme che se le sue televisioni non appoggeranno Renzi ci saranno delle ritorsioni. Qui siamo a Chicago negli anni 20, diciamo, e qui io sono...